Oggi Guash della Mihia. Mihia. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi vi recensisco la gouache della Mihia, penso si chiami così, o Mihia, non lo so. È una gouache che i miei suoceri mi hanno regalato per Natale, io la desideravo tanto, ce l'avevo nel carrello di Amazon già da un po' e finalmente me l'hanno acquistata. Devo dire che questa gouache mi piace moltissimo per la quantità di tinte e per alcune tinte fluo che sarebbero molto difficili da riproporre autonomamente. Diciamo che nel range delle tinte autonome le fluo sono quelle che io non riproduco mai, perché non compro i pigmenti fluo perché li uso poco e quindi mi fa più comodo averli belli e pronti. Oggi faremo insieme una bella cartella colori. Questi sono tutti i toni che sono presenti all'interno della confezione. La confezione appare così, ho aperto insieme a voi, lo vedrete in video, tutti i colori e adesso voilà, vi faccio vedere che tavolozza succulenta che c'è. Ognuna di queste pasticche è venduta anche singolarmente. Questa ne contiene 56 di tonalità, una più bella dell'altra, vedrete. Adesso ci spostiamo di là, le andiamo ad aprire una per una per ammirare proprio le loro tonalità, poi facciamo la tabella colori e poi ci rivediamo qua per alcune particolarità tecniche che ho voglia di dirvi. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a aprire tutte le nostre piccole gouache. Ed ecco la cassettina come si presenta. Quindi eliminiamo il tappo. Qui la cartella colori e qui l'ulteriore cartella colori e adesso andiamo ad aprirli tutti, non vedo l'ora. E adesso vediamo come si chiamano tutti questi bei colori. Cominciamo dal primo: rosso vermiglione, UK, yellow teat, bianco titanio, due bianchi titani, questo molto importante, cloud penna, sky blue, acid blue, rosso orientale, rosso violaceo, light tan, pelle chiara, carnagione incarnato chiaro, Naples, giallo Napoli, formaggio, arts blue, lilac, cobalt blue, blu cobalto, poi arts red, pink, nude, lemon yellow, green frequency, turquoise, egency, violet, quindi violetto, poi deep red, rosso scuro, Spaced Apple, quindi mela speziata, che bel nome, poi Peach Blossom, in realtà questo è un fluo pazzesco, Yellow Cream, Maldives, Spearmint, Greenish Grey e Pale Purple, Rose, Kaolian Red, Orange, Primors, Yellow Green, Light Green, Ginge, Blu Oltremare, il mio preferito. Poi
Underglades Red. Qua questo lo dà per ocra, ma in realtà è un terra di siena bruciato. Voi scrivetelo come terra di siena bruciato, ma il numero di cartella è, il nome di cartella è ocra. Salmon Pink non c'entra assolutamente niente con un rosso salmone, con un rosa salmone, è un arancio becco di papera questo. Medium Yellow, Latin Yellow, Olive Gray, Emerald Green and Prussian Blue, blu di Prussia, bellissimo questo blu. Poi Terra Ombra Naturale, Gray, Earth Yellow, Deep Yellow, Arts Green, Olive Green, Blackish Green e Black, nero. Non specifica la tonalità di nero. Quello che dà come giallo terra in realtà è il nostro ocra per gli europei, gli italiani. Bene, questi tutti i colori. Ora vediamo come scrivono, perché sì, ci fidiamo della loro cartella colori, ma neanche tanto. Facciamo la nostra cartella colori, quella veritiera. Cominciamo da come li abbiamo posizionati, quindi col rosso vermiglione. Prendo e appongo più o meno, bagno leggermente il pennello e appongo in purezza. UK, questo l'hanno chiamato UK. Chiamerei più altro rosa Barbie. Io. Yellow Teeth, bianco titanio. Vi ricordo che il bianco titanio è il più coprente tra i bianchi. Mi piace molto che in questa palette ce ne siano due pasticche. Claude Pennina, Sky Blue. Vi dico i nomi non tradotti, perché se li cercate singolarmente questi sono venduti, quindi magari ne volete farvi una tavolozza meno piena di colori e sapete che nome cercare. Acid Blue, Acid Blue, blu acido. Sto usando come pennello un sintetico furetto piatto numero 8. So che me lo chiederete. Andiamo con Oriental Red, rosso orientale. Il nostro rosso lacca, per intenderci. Il mio rosso preferito. Purple Rose. Light Tan. Giallo Napoli, questo giallo si chiama Cheese. Arts Blue, sarebbe più o meno un blu Tiffany. Liliac, blu cobalto. Arts Red, Pink, Nude, giallo limone, Green Frequency, Turquoise, Aegean Sea, bellissimo, Violet, Deep Red, altro rosso pazzesco, Spiced Red, Peach Blossom, wow, giallo crema, Yellow Cream, Maldive, Spearmint. Io trovo che i nomi non siano molto aderenti alla tinta, cioè il nome, basandosi solo sul nome uno può sbagliare la tinta, ma è anche vero che ogni casa di colori attribuisce i nomi alle tinte in base più alla fantasia che non all'attinenza cromatica. Greenish Gray, secondo me erano messi male nella vaschetta, secondo me
Questo è lo spearmint e quello è il greenish grey, non so perché. Ho questa idea. Erano messi così, non li ho capovolti io, però a vederli questo mi dà più idea di menta e quello mi dà più idea di grigio. Pale purple. Sì, ragazzi, sì, sicuramente. Questo è spearmint anche guardando la loro cartella colori. Questo è spearmint e questo è greenish grey. Erano messi male nella mia confezione. Rose, bellissimo. Questo è un magenta. Loro lo chiamano rose, vabbè. Kaolyang red, orange. Primrose, yellow green, light green, ginge, blu oltremare, commovente per quanto è bello. Underglass red, quello che loro chiamano ocra, ma vi segnalo, dovreste comprarlo, che non vi arriverà un giallo ocra, ma un terra di siena bruciato, come potete vedere. Ho un'ocra rossa, ma non è proprio un'ocra rossa questa. Questo è un terra di siena bruciato. Salmon pink, che non è un rosa salmone, ma è un arancio. Un arancio becco di papera. Vi segnalo queste discrepanze tonali perché magari voi andate per nome e poi vi trovate un colore che non vi serve. Diventerebbe un rosa salmone se aggiungeste del bianco titanio. Medium yellow, Latin yellow, olive gray, che invece poi è un verde oliva più che un grigio. Emerald green, che non è un emerald green però, perché c'è molto blu in questo verde. Blu di Prussia, bellissimo, grandi aspettative su questo colore, molto bello. Molto molto bello. Terra ombra naturale, Brunt Amber, che però è un po' bruciata, eh? Lo vedete, va più sul marrone che sul verde, quindi la chiamerei più un terra ombra bruciata. Grigio. Deep yellow, Arts green, olive green, blackish green, e ultimo, non per importanza, il nero, bellissimo, coprente, bello bello, lucido, quindi vuol dire che da asciutto sarà molto vellutato. Ed ecco qui la nostra cartella colori. Si differisce da quella stampata? Beh, direi abbastanza nei toni, abbastanza, quindi fatevi la vostra cartella per non incorrere in errori di pittura. Devo dire che i toni sono non super coprenti, quasi tutti, tranne dei colori cardine tipo l'underglass red, il deep red, l'oriental red, i blu e il nero, qualche pastellato, ma degli altri devo dire che due passate saranno proprio il loro essere vibranti e belli. Ad una passata non tutti riescono a coprire il foglio. Mi piacciono come colori? Sì, moltissimo. Ve ne parlo però in forma più estesa alla fine del video. Mi piace il fatto che siano una pluralità di tinte in divenire, nel senso che da queste tinte che io ho davanti possono venirne fuori molte, molte altre, ma mi piace anche la praticità di avere già un campionario molto vasto di tinte sviluppate in modo che io possa subito attendere alla mia opera senza bisogno di dovermi creare ogni volta uno per uno il colore, perché ricordiamoci che non sempre c'è il tempo e non sempre c'è la voglia. Qualora ci fosse il tempo e la voglia, vi ricordo di cercarvi la ricetta della gouache sul mio libro Ricettario dell'arte, che dà delle gouache stupende.
stupende veramente, molto durevoli e molto più brillanti di queste, devo dire. Questa però, come varietà di colori, economicità dei colori, packaging super stupendo e soprattutto riciclabile, perché io questo packaging non lo butterò più e lo utilizzerò successivamente o con i ricambi della stessa casa, perché la mia vende anche i colori singolarmente, oppure andando ad inserire le mie gouache, quelle che preparo io all'interno della confezione. Quindi per un costo di poco più di 50 euro, mi pare 54 o 56, perché varia a seconda delle offerte su Amazon, io lo consiglio. Proveremo ad usarla assieme prossimamente. Allora, vi lascio qui per adesso e vi riporto alla parte così più teorica del video, dove ve ne parlerò proprio in forma tecnica. Adesso ditemi se non è stupenda questa confezione di gouache. Il costo 52, oscilla dai 52 ai 55 su Amazon. Vi lascio il link qui giù in info box. Ci sono differenti formati, non c'è bisogno di prendere per forza quella da 56 vaschettine. Ci sono anche formati più piccoli a un prezzo ridotto. Mi piace molto il tipo di gouache, perché è una gouache molto sovrapponibile e molto regolabile nella spinta del tono. Questo è molto importante, perché alcune gouache sono subito troppo stridenti e se uno vuole fare qualcosa di più delicato è costretto ad aggiungere altro bianco, rendendo quasi tutti i toni troppo pastellati. Questo invece ha una giusta, un giusto compromesso tra la forza della tinta e il fatto che ci siano varie tonalità. Vi permette anche di variare tonalmente di poco a poco, senza andare sempre di più nel pastellato. Mi piacciono molto i toni importanti, mi piace molto che i toni importanti siano fatti molto bene: il blu oltremare, il rosso lacca, il blu di Prussia, il nero, il bianco di titanio, cioè le tinte, quelle, i gialli, le tinte quelle importanti che servono poi per mescere e creare tutte le altre tinte, hanno una buonissima carica cromatica, sono molto pigmentate, si stendono molto bene e da asciutte diventano molto vellutate. Guardate il nero, guardate i rossi che vi dicevo, guardate i blu che vi dicevo, molto anche il viola, molto belli questi colori principali, diciamo così. Belli anche gli altri, guardate che qui sono molto annacquati e passati, avete visto, molto in maniera veloce. Guardate i fluo, sono belli pazzeschi. Diciamo che ci sono poi dei colori molto romantici, come per esempio questo rosso, come per esempio questi colori un po' terrosi. Tutta questa parte della tavolozza mi piace molto per delle composizioni un po' crepuscolari. Diciamo che è una tavolozza molto varia, che spazia dal super moderno al super classico barra rustico, e ci dà la possibilità di provare proprio il bello della gouache, perché il bello della gouache è anche il sovrapporre i toni. Ed è molto importante il fatto che questi toni comunque si asciughino abbastanza velocemente e non crepano, non spaccano nell'asciugatura. Quindi tecnicamente la trovo molto buona. Non è una gouache in tutte le tinte iperpigmentata, per intenderci, come quella, che ne so, della My Mary, ma non è neanche una gouache complessa da usare, perché ha anche dei meriti il fatto di non essere super pigmentata da subito. La consiglio sì, perché ha un costo veramente irrisorio per la moltitudine di prodotto che contiene, per la grande variazione di toni che c'è al suo interno. Mi piace molto, la useremo molto presto insieme per un lavoro effettivo. Bene, se questa recensione vi è piaciuta, pollice in su, condivisione, e noi ci vediamo sempre qui per un prossimo video creativo. E magari tra i commenti lasciatemi scritto cosa vi piacerebbe vedere realizzato con la gouache. Bene, basta parlare, aspetto i vostri pollici in su e i vostri commenti, e da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta, ciao!